Diventare padrone dell'universo non era facile. La concentrazione era fondamentale. Non potevi fare pasticci. Stiamo trasmettendo in diretta dall'arena del Cappello Giallo. Mancano soltanto poche mosse per sapere chi sarà il prossimo padrone dell'universo! Sì! Bravo! Oh, che tiro fantastico, signore e signori! Ma basterà per destituire il campione in carica? Billy il martello? Caspiterina! La biglia dorata è finita laggiù! Che disdetta! Scusa, George, non conosco la forza del mio pollice. È al di sopra della media, sai? La biglia dorata era la preferita di George. Ricordava ancora il giorno in cui le aveva messo sopra gli occhi. Certo, spero anch'io che tu vinca la biglia dorata. Coraggio, biglia dorata! Eh sì, ce l'abbiamo fatta, George! L'erba era così alta e la biglia era così piccola. George temeva che non l'avrebbero mai più trovata. Cena! Chi è il padrone dell'universo oggi? Ho mandato fuori la biglia dorata. Sta tranquillo, la troveremo. Ci vediamo qui dopo cena per la caccia alla favolosa biglia dorata. Non si può fare. Dopo cena George ha la caccia al suo bagno serale e poi la ricerca dell'andata a nanna. Magari domani mattina presto? D'accordo, ci vediamo. Quella notte George non riusciva a smettere di pensare alla biglia dorata. Questo ti consolerà, George. C'è un bel documentario sulla natura in TV. Forse non ti farà pensare alla biglia. Se volete un'emozionante avventura, uscite e andate nel vostro giardino. Oh, oh! È pieno di ogni tipo di affascinanti insetti e piccoli animali. Non dovete fare altro che cercarli. Sono tutti intorno a voi. E anche sotto a voi. Attenti, topo di campagna in transito! George avrebbe voluto essere piccolo come un insetto. La biglia dorata sarebbe stata molto più facile da trovare. George c'era riuscito. Era diventato piccolo come un insetto. Ora forse avrebbe trovato la biglia dorata. Ma prima doveva trovare l'arena del Cappello Giallo. Il cespuglio di mirtilli. L'arena del Cappello Giallo era da quelle parti. Era Bill! La caccia alla biglia dorata era cominciata. Grazie. Pronto, George? Sono bloccato. No, George, non venire. La poltiglia è super appiccicosa. Oh!
La poltiglia sembrava provenire dalla lumaca. Era troppo pericoloso attraversare la poltiglia. Ma poteva passarci sopra. Bravo, bel salvataggio. Sei in gamba per un ragazzo di città. Forte! George avrebbe voluto che cavalcassero la libellula. Avrebbero controllato il giardino in un attimo. Avevano trovato l'arena del cappello giallo. Dobbiamo atterrare. Ma come? Ecco come. La ragnatela li avrebbe fermati. Il problema era che non li avrebbe lasciati andare. Non sapevi che i ragni usano la ragnatela per catturare le loro prede? Solo che ha catturato noi. Dov'è George? Credevo che fosse a caccia della sua biglia. Qui! Siamo qua giù! George sarà andato da Bill. Oh, non mi sono portato il pranzo. Forte, io adoro i mirtilli. Dacci dentro, è più che sufficiente per entrambi. Allora, sembra che la biglia sia atterrata da qualche parte qui intorno. Ma non la vedo da nessuna parte. Forse la biglia era rotolata laggiù. Ottima idea, George! Possiamo stare dritti ora. Il topo di campagna non riusciva a procedere. Sembrava che qualcosa lo bloccasse. Avrà trovato una pietra. Era la biglia dorata. Dorata. Sono grandi scavatori. La biglia era sepolta. Ma ora un paio di zampate e la biglia rotolerà verso di noi. Corri! Pronto a cercare la biglia dorata, George? Certo che era pronto. E credeva di sapere dove l'avrebbe trovata.
Doveva solo trovare un mirtillo che non fosse un mirtillo. Ho già dei mirtilli lavati in cucina. Bravo! George, hai trovato la biglia dorata! George ha trovato la biglia dorata!